personale degli organi politici adeguato il contratto. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che recepisce il decreto varato dal governo sul trattamento economico del personale a supporto delle strutture politiche di giunta e consiglio. Premiata l'attivista georgiana Nana Malaschia, ricevuta a Palazzo del Pegaso, la donna diventata simbolo della resistenza europeista contro le leggi filorusse in Georgia. Buonasera e bentrovati di nuovo a questo appuntamento con Monitor Consiglio. È stata finalmente risolta l'annosa questione del trattamento economico del personale a supporto delle strutture politiche di giunta e consiglio regionale. Il governo ha infatti varato il decreto con le nuove norme, il consiglio ha ratificato gli adeguamenti subito recepiti dalla giunta. Le interviste a partire dal presidente della commissione bilancio, Bugliani. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la legge 2 del 23, consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del decreto legge 44 del 23 di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge, che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva, diciamo, rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposte da un lato il personale di Regione Toscana, dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del Governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria, perché se così diciamo vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione, naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco, io credo che per non dare l'idea che, si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco, io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente fare la differenza. Ecco, questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta, ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Ma una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana, di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche, ma dà una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture
della Regione, mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali, le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo, e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione così come è prevista da una legge nazionale in linea perfetta, in condivisione fra tutte le forze politiche, come quello che è corretto che sia. Nell'ambito delle giornate dell'Europa, il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malaschia, la donna diventata simbolo della resistenza europeista al governo filorusso della Georgia. Durante l'incontro è stata consegnata all'attivista una targa del Consiglio regionale. Sentiamo adesso le interviste al presidente del Consiglio regionale Mazzeo e a Nana Malaschia. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno, e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti, e non ci volteremo dall'altra parte, e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Первый режим пикропром дресрат ганат меякавар эсукуярис эртерти злиери мхардачерис сигнали картоли халхис мхардачерис сигнали. Penso che già la mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Картоли чуен მესიტყვაშიც აღნიშნე და ვთქვი, რომ ჩვენ ვიბრძვით ევროპული ღირებულებებისათვის, ევროპული მომავლისათვის. ძალიან ბევრ დაბრკოლებასთან ერთად და ეს დაბრკოლებები არის, რა თქმა უნდა. Allora, stiamo come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia, e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese, e stiamo forti nella nostra lotta. In პირობებში, როდესაც საქართველოში 20 საქართველოს 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში დგას რუსული ჯარი, ქართველი ხალხი იცავს ევროპულ ღირებულებებს და იბრძვის ევროპული მომავლისათვის. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano, perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 km a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi, e quindi noi combattiamo per questi diritti, per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Da ამის მიუხედავად ჩვენ ვიბრძვით ამ ღირებულებებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის, და მე მგონი ევროპისათვის ეს დღეს ცხადია, თუ რა პირობებში როგორი ძალის ხმევით გვინდა ჩვენ გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. Amito Molodini Guaks Magali, Kartoli Khalkhi, Esaris Aramarto Chueni Istoriuli Archevani, Esaris Chueni Erovnuli Idea, Gaukhtet Europuli Ojakhis Tsevri.
non è solo la nostra scelta come popolo, ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni modo integrarci nell'Unione Europea. Da pikro pro kartoli khalkhi namdvilad dges kartoli khalkhis mistrapaba imsakhurebs rom chven gavxdet am namdvilad evropuli ojakhis tsevri რა თქმა უნდა, დღესაც გრძელდება ბრძოლა ევროპული ღირებულებებისათვის და ევროპული მომავლისათვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავით არის გარე და შიდა საფრთხეები ამ პროცესს ვერ შეაჩერებს. E penso che il desiderio, così grande volontà del popolo georgiano di integrarsi nell'Unione Europea merita accoglienza. Perché durante tutti questi anni ha combattuto sempre e capisce benissimo, si rende conto della situazione difficoltosa, ma nonostante questo tutte le minacce da parte della Russia continua e cerca di arrivare al suo obiettivo. 8 classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi sono state ricevute a Palazzo del Pegaso dalla Commissione per gli Affari Europei del Consiglio regionale della Toscana. Gli studenti hanno illustrato alla Commissione il lavoro su un progetto Erasmus che si sono aggiudicati. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. E stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti, ed è stato bello dialogare con loro e essere a loro disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venir voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della regione toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Il progetto si articola su 3 anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola, si articola in 3 fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa
propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Ed è tutto anche per questo appuntamento di Monitor Consiglio. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Adesso una pausa pubblicitaria e poi tutti gli altri programmi su Noi TV.